Buonasera, grazie. Io sono molto contento che come prima attività pubblica, dopo quella che abbiamo avuto con l'inaugurazione dell'Istituto Nazionale per la Resistenza, per non dire tutto quanto, un nome troppo lungo, abbia avuto la possibilità dentro questa bellissima cornice di Muxi di presentare il libro di Giolitti, perché è un libro che, anche se scritto al momento e quindi con presumibilmente un'ottica di breve respiro, a 70 anni di distanza si presenta invece con una grandissima carica di attualità, perché come si è visto anche delle celebrazioni che ci sono state per il 70° della Resistenza, finalmente, forse per la prima volta dopo tanti anni, è diventato abbastanza sentimento comune, diffuso, il pensare alla Resistenza come momento fondante della vita collettiva della Repubblica, in senso più lato possibile, e anche come momento in cui sono confluite una serie di esperienze diverse che man mano negli ultimi anni e decenni si sono venuti a studiare, a presentare, superando quella visione purtroppo rigida, manichea, che probabilmente negli ultimi decenni, dopo la liberazione, per motivi anche contingenti alla fase storica della ricostruzione del dopoguerra, eccetera, avevano preso il sopravvento. E è un libro assolutamente in sintonia con quello che vuole essere questa casa della memoria, un momento in cui la memoria è elemento di riflessione, di riflessione critica, di approfondimento, ma anche di acquisizione di una consapevolezza storica necessaria. Nella realtà del modo in cui si è ricostruita la Resistenza in quest'ultimo periodo, da una parte sono emerse che le ragioni delle scelte di minoranze, io parlo al plurale perché credo che una caratteristica fondamentale con cui dobbiamo fare i conti e che è molto presente è questa della pluralità di resistenze dentro quella che noi giustamente chiamiamo proprio la era minuscola, la resistenza. Una visione ampia delle scelte, delle motivazioni molto diverse, dalle più nobili e eroiche anche a scelte invece assolutamente dettate dalla contingenza, dall'amore per l'avventura e così via. E in questo ambito l'idea di ricostruire le molte resistenze, tutte ugualmente degne di parte della storia, che fossero quelle dei combattenti partigiani, quelle degli ex militari che parteciparono alla Resistenza, dei militari internati, di cui soprattutto negli ultimi anni si è sviluppato uno studio interessante, degli internati, degli ingegneri, dei civili e soprattutto all'interno dei civili, del ruolo stato anche nella guerra in armi, ma in quella più generale delle donne, che ha costituito un punto di riferimento di molti studi negli ultimi periodi, dei religiosi, degli ex prigionieri alleati, su cui il ruolo di rapporto anche complessivo della Resistenza con gli alleati, stranamente solo negli ultimi anni siamo riusciti ad avere delle informazioni sempre più dettagliate. Ecco, il libro di Antonio Giolitti in questo quadro del 70° della Resistenza è senz'altro una delle sorprese più belle, come sempre quando un libro è inatteso, quando è sconosciuto. Giolitti è stato non un partigiano che poi ha fatto la sua vita normale, ma è stato un protagonista della storia dell'Italia repubblicana, tra l'altro penso che il prossimo anno con la scadenza
del sessantesimo del 1956 la sua figura necessariamente dovrà ritornare ad essere all'attenzione. Una figura di primissimo piano che però è stata molto schiva rispetto al protagonismo che invece altri politici hanno avuto, quindi forse meno conosciuta a un livello di massa. E comunque questo libro, questo diario così inatteso, è estremamente vivo e intenso ancora oggi, come se fosse stato scritto anche con la logica del dopo, con la conoscenza del dopo, e ci permette di ci fa capire come illumini dei problemi che la resistenza perde, che sono quelli che poi gli storici non solo continuano a discutere. È una riflessione ampia che larga parte è dedicata anche alla vita privata, ma su questo ovviamente è Rosa che dovrà parlarne. È un libro che dà una forte impronta sulla valutazione di che cos'è la resistenza nel momento in cui Giolitti ne comincia a parlare, cioè dall'ottobre del 44, quando ferito si va a riparare in Francia. Le prospettive e le finalità della lotta partigiana sono al cuore della sua riflessione. La resistenza è, dopo l'estate del 44, in una fase di svolta, di organizzazione molto complessa, con molti dati positivi, con altri forse più negativi. Giolitti, anche per la consapevolezza di non poter continuare a combattere, riflette molto sul dopo, su che cosa significa storicamente quella resistenza di cui ha iniziato come dirigente politico-militare, che si trova ora a guardare un po' più da lontano, e soprattutto vede nella necessità di rieducare gli uomini che hanno, da una parte gli uomini che hanno fatto parte di un regime che per vent'anni gli ha ottuso un po' la mente e la coscienza, ma soprattutto tutti quelli, compresi i giovani, che erano quelli che dal fascismo erano più distanti, cui dice proprio a un certo punto i giovani non sono stati conculcati ancora dal fascismo, che non ha avuto la capacità di egemonizzarli, però sono stati abbruttiti anche loro dalla guerra e dall'esperienza della guerra come tutti quanti. Allora capire come l'esperienza della resistenza deve aiutare a superare quella eredità del passato che vede presente anche nelle file della resistenza. Questo c'è un elemento di presenza autocritica molto forte che oggi mi sembra importante sottolineare, è uno degli aspetti che ha permesso di vedere le contraddizioni numerose nella lotta della resistenza che ci sono state. E quindi come si può ritrovare una responsabilità e dignità della condizione umana. Oltre a riconoscere il valore straordinario della lotta di liberazione, ne vede anche per il futuro, per la vita democratica futura, i limiti, quindi mettendo sull'avviso che non può essere l'unica eredità su cui si dovrà fondare poi la vita democratica e repubblicana, che occorrerà quindi in qualche modo superare, ancora non lo sa ovviamente, ma è una superazione. Bisognerà superare il mondo della resistenza, cosa che invece per certi aspetti non si riuscirà a fare. C'è una forte fiducia nei giovani, ma i problemi che l'eredità del fascismo lascia, e quello che sottolinea con più forza è quello della disonestà, una caratteristica dall'altro del regime fascista, la sua corruzione, che gli studi degli ultimi anni hanno ampiamente documentato. E cosa fare su questo? Ecco, qui ci sono degli aspetti che chiaramente riportano a quello che era quello che Giolitti aveva, quindi un giovane che si era formato in una serie di idee che in parte manterrà e in parte abbandonerà.
parlerà poi negli anni successivi, quando parla di una risolutezza giacobina, di necessità di una giustizia estremamente dura, ovviamente pensa, pensano tutti i combattenti della resistenza all'epoca, ma che rischia di essere in contrasto proprio con quello che diceva prima, cioè con la necessità di fare i conti con l'eredità che il fascismo lascia. Addirittura parlerà certamente di punire l'indifferente, cioè quella zona grigia che è stata l'anima che ha permesso poi al fascismo di sopravvivere tanto a lui. E però è sempre un'attenzione nel fare i conti con la realtà dentro questa spinta a un rinnovamento che è totale, è politico, è morale soprattutto, ma è anche poi sociale, perché in riferimenti anche a le tematiche sociali ci sono. Un altro aspetto che mi sembra importante individuare è l'attenzione alla resistenza come fenomeno europeo, alla lotta della resistenza come fenomeno europeo, alla necessità di guardare in un contesto europeo quello che anche in Italia si potrà fare successivamente. Ecco, io credo, per terminare questa breve introduzione, lasciando poi lo spazio agli altri interventi che entreranno più in dettaglio in una serie di questioni, che mi sembra che sia un libro sicure abbastanza piccolo, quindi di facile anche lettura, importante e utilissimo per avere una visione storicamente matura e compiuta della resistenza e delle dinamiche e delle problematiche che sono oggi. E ricordarci anche questa figura di grande dirigente, la cui esperienza non si risolve affatto nella resistenza, ma l'esperienza della resistenza sarà alla base di tutte quelle successive molto importanti, di cui spero che a partire dalla nuova sono